Applicando un po' di burro cacao, questo è un burro cacao di H&M per idratare le mie labbra, e poi passo subito alla base. Applico una BB cream, questa qui è di Caudalie ed è molto molto leggera, non è pesante sulla pelle, e vado a sfumarla ad applicarla con la mia desideratissima beauty blender di Sephora che cercavo da anni. Finalmente è arrivata negli store Sephora, la trovate per circa 17 euro, ed è molto comoda perché non ha la coprenza pesante di un pennello, che magari andrebbe bene nella stagione invernale, ma comunque vi regala quella coprenza perfetta per questa stagione, e soprattutto perfetta anche se dovete fare attività fisica. Poi, come vedete, vado a fissare tutto con un velo di cipria, concentrandomi soprattutto sulla zona T, e poi uno step che non può mai mancare è quello di ridefinire le sopracciglia. Adesso bevo un po' di limonata, andiamo avanti. Faccio leggermente un po' di contouring, metto un po' di bronzer perché mi piace avere questo effetto di carnagione fresca e in salute anche quando faccio palestra. E adesso poi vado ad applicare insomma qualcosa negli occhi, ma non molto, semplicemente un eyeliner. Questo è un eyeliner in penna di Deborah, con cui mi trovo benissimo perché lo metti e rimane lì fermo, immobile per ore anche se sudo. E poi un po' di mascara solamente nella parte sopra, insomma non metto nulla sotto il mio occhio perché è la parte dove sudo di più, e quindi questo è il risultato. Passiamo ora ai capelli. Di solito quando faccio attività fisica raccolgo i capelli in una coda alta e poi vado a coprire l'elastico, come faccio sempre con una forcina. Prendo una ciocca dalla coda, la avvolgo attorno all'elastico, poi fisso questa ciocca con una forcina. È un procedimento super facile ed estremamente veloce. In alternativa, visto che dopo l'ultimo video in tantissime mi hanno chiesto come utilizzare la ciambella di H&M lunga con il bottone, come vedete, vi faccio vedere un'altra alternativa per raccogliere i capelli quando fate palestra. Dopo aver fatto una coda alta, andate a prendere questa ciambella particolare di H&M e andate ad avvolgerla, come sto facendo io adesso, lungo tutta la coda. Una volta che arrivate a toccare la nuca, andate semplicemente a chiuderla con il bottone. Poi sistemate i capelli in modo che non si veda la ciambella, e poi utilizzate le forcine, non quelle classiche ma quelle a ferro di cavallo, per attaccare lo chignon alla nuca. Per quanto riguarda l'attività fisica, dopo aver fatto un po' di stretching faccio di solito un po' di pilates, ovvero cerco di allenare gli addominali bassi, l'interno coscia e poi i glutei. Come vedete ho scelto di indossare una semplice canotta nera di Terranova abbinata a questi pantaloncini arancio fluo di Terranova. Non fate caso al fatto che sono completamente pallida, ma non ho ancora visto un raggio di sole, quindi ho il colorito di una mozzarella praticamente. Qui per esempio sto allenando l'interno coscia, questo che vedete in
invece è un esercizio che serve per allenare tutti i muscoli del corpo, sia le braccia, sia i glutei, sia gli addominali. Poi un altro esercizio che faccio spesso sono i classici squat, insomma piegamenti da in piedi per allenare i glutei, insomma per rafforzare i muscoli sotto i glutei, e qui stavo facendo la scema. E poi quando mi ci metto un po' più di impegno faccio anche un po' di corsa nel tapirulan. In questo caso mi svesto, diciamo, perché sudo molto di più e ho indossato questo top di Decathlon, che trovate da Decathlon per veramente pochi euro, sui 3 o 4 euro. Passiamo ora alla merenda. In genere dopo l'attività fisica mi piace bere tantissimo, e in particolar modo adoro bere l'acqua con il limone, farmi una limonata senza aggiungere zucchero perché mi piace così. Spremo un po' di limone nella mia Mason Jar che ho acquistato da Tiger, come vi ho anticipato prima, per solamente 2 euro, la trovate in vari colori, e poi metto direttamente un po' di un pezzetto di limone dentro la Mason Jar e mi piace berla così. Va benissimo anche berla la mattina, per esempio prima di fare colazione. E poi in genere io d'estate e in primavera sono un amante della frutta, in questo caso mi ingozzo, diciamo, di ciliegie, perché è uno dei miei frutti, sono uno dei miei frutti preferiti in assoluto. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemelo sapere sempre con un commento, con un pollice in su. Vi ricordo, se non siete ancora iscritte, di iscrivervi al canale, e se vi va seguitemi anche nella mia pagina Instagram, mi trovate con il nome Elisabetta _ Pistoni, e anche nella mia pagina Facebook, trovate tutti i link nell'info box. Ho anche aperto Periscope, quindi se vi va seguitemi su Periscope, mi trovate con il nome Elisabetta Pistoni. E ora vi invito assolutamente ad andare a vedere il video gemello a questo, il video di Elena Mood, cliccando direttamente sopra questa foto. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!